Non è certo che a premere il grilletto sia stata lei, Barbara Pasetti, la donna in carcere con l'accusa di aver ucciso Luigi Criscuolo, per tutti Gigi Bici, 60 anni, commerciante di biciclette di Pavia. Ad esserne convinto è uno degli investigatori privati incaricati dai difensori della donna, un nuovo tassello che si aggiunge al puzzle intricato di un omicidio costellato ancora da molti interrogativi. Riavvolgiamo il nastro, tutto inizia circa 8 mesi fa, il 20 dicembre del 2021, quando tra i rami e le serpaglie della campagna di Calignano, proprio davanti alla villa della Pasetti, viene trovato il corpo senza vita di Criscuolo, scomparso l'8 novembre. Dopo un mese di indagini, il 20 gennaio, la Pasetti, fisioterapista, 40 anni, finisce in carcere con l'accusa di tentata estorsione. Per gli inquirenti sarebbe stata lei ad inviare ai familiari di Gigi lettere anonime nelle quali chiedeva fino a 390.000 euro in cambio della liberazione del loro congiunto. Ma la svolta decisiva nell'inchiesta condotta dalla Procura di Pavia arriva il 22 giugno scorso. Sulla base delle tracce biologiche trovate nell'auto dell'uomo e sull'arma del delitto, la Pasetti viene accusata di omicidio volontario aggravato. Perché? Lei e Gigi avevano un piano che l'uomo voleva far saltare. Barbara avrebbe chiesto a Criscuolo di uccidere Gianandrea Toffano, il suo ex marito, procurandogli anche l'arma. Ma l'8 novembre l'uomo si sarebbe presentato nella villa della donna per restituirle la pistola. Aveva cambiato idea. A quel punto la Pasetti avrebbe indossato un paio di guanti, afferrato l'arma trovata poi all'interno della sua villa e sparato a Gigi, uccidendolo a freddo con un unico colpo alla tempia sinistra, per poi nascondere il cadavere nel punto in cui è stato ritrovato. Mesi di indagini, l'autopsia, il nulla osta dell'Istituto di Medicina Legale di Pavia per la restituzione della salma alla famiglia solo a fine giugno, 6 mesi dopo, quando sono stati celebrati i funerali di Gigi Bici. Intanto nel carcere dove è detenuta da 7 mesi Barbara si è chiusa nel silenzio. Eppure soltanto lei sa il nome di questo ipotetico presunto complice, se esiste davvero.